E adesso parliamo del gioco d'azzardo, vera e propria malattia, non un semplice vizio, una vera dipendenza da curare con esperti, con neuropsichiatri dedicati a questo. Inizio ho giocato con le famose carte da poker, poi col videopoker. Accumulavi sempre debiti, debiti finanziari. Poi ho fatto sempre tutto all'insaputa di tutti. Io ho fatto la vita parallela per 14 anni. Videopoker, slot machine, corse dei cavalli. Si scommette su tutto e non solo per vincere soldi, ma per provare una grossa emozione. È il gioco d'azzardo patologico, una vera e propria malattia, una dipendenza come quella dalla droga. La dipendenza da gioco è una patologia che rende il gioco d'azzardo compulsivo, ovvero quando è svolto sotto un bisogno improcrastinabile di farlo. Questo è importante perché ha sancito il passaggio dall'immagine del gioco d'azzardo come vizio all'immagine del gioco d'azzardo come malattia. In Italia si stima siano tra i 700 e gli 800.000 i malati di gioco compulsivo, che pensano al gioco durante tutta la giornata, a come trovare i soldi per scommettere, a come nascondere la verità ai familiari. Perché una caratteristica di questa patologia è che è progressiva per investimento di tempo, energie e denaro. Un investimento che può costare la perdita della famiglia, o peggio. Dopo la centesima discussione in famiglia con mia moglie, è lì che volevo farla finita. Le cause del gioco d'azzardo patologico sono spesso problemi precedenti, una fragilità di fondo dell'individuo. In una maggioranza di pazienti c'è una depressione sottostante, che non è realmente una depressione clinica di quelle, insomma, paralizzanti, però uno stato d'animo depressivo. E poi c'è il discorso che, essendo una patologia delle emozioni, il paziente non riconosce quello che prova. Con l'aiuto di centri psichiatrici specializzati si può guarire però da questo disturbo. Viene trattato in prima visita qui nel Day Hospital di Psichiatria del Gemelli, dove vengono visti per la prima volta da uno psichiatra che deciderà o meno se somministrare una terapia farmacologica e poi vengono inseriti nell'attività gruppale. Gli psicofarmaci possono placare l'ansia causata dalle vere e proprie crisi d'astinenza da gioco, oppure contrastare la depressione. La terapia però è principalmente psicologica. La riabilitazione avviene attraverso un'attività gruppale dove i pazienti hanno la possibilità di condividere tra di loro, ovviamente essendo monitorati da noi terapeuti. Prima di tutto il paziente ha necessità e bisogno di riconoscere di avere il problema, quindi inizialmente il lavoro che noi facciamo con loro è questo, proprio di fargli capire che c'è il problema e la patologia, perché il problema del gioco d'azzardo non è né un vizio né una carenza morale. Più che guarire, a me piace parlare di cambiare, nel senso che si agisce sia sulla struttura sottostante, sia anche sulla ripetizione compulsiva del sintomo all'interno di gruppi di riabilitazione che fanno esattamente questo. Sono entrato nei gruppi e comunque sia, come pensi tu, te ricadi, ci sono loro che comunque ti tirano su, perché comunque ti indirizzano, ti danno la medicina giusta, perché uno, io ho sempre detto che per me questo era un vizio, invece purtroppo è una malattia. Conosco degli amici che tutte le mattine che si alzano vanno a giocare, con gratta e vinci, o quello o quell'altro. E ci ho avuto il coraggio di dirgli: perché non smetti?